Arriva al suo primo anno e con successo l'adorazione eucaristica perpetua presso la parrocchia Santa Maria del Presepe di Nocera Inferiore, tante le persone che si fermano anche nella nottata per una preghiera al Santissimo. È un anno che tanti giovani, tanti adulti, tanti uomini, tante donne e tanti ragazzi hanno sostato davanti a Gesù Eucaristia, anche di notte. E vorrei davvero invitare tutti a fare questa esperienza di incontro personale con il Signore. È Lui il pane di vita, è Lui che ci dona il sostegno, la forza. Gesù ci dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò. E l'esperienza dell'adorazione eucaristica è un tempo di ristoro dello spirito, è un tempo in cui il Signore davvero ci dona la sua grazia, la sua luce e la sua forza. E dall'adorazione eucaristica si passa poi alla carità, all'amore verso il prossimo. Questa adorazione è per tutti noi una gioia che noi tendiamo a spiegare, perché non si può dire l'adorazione è un fatto personale molto, però che noi non possiamo dire, perché ad ognuno di noi Gesù, nel momento in cui noi facciamo adorazione, parla. Quindi, non so, lenisce i nostri problemi, i nostri dolori, ci chiarisce le idee, ci dà dei consigli. Cioè, Gesù veramente parla ed è vicino ad ognuno di noi nel Santissimo Sacramento. E naturalmente è diversa l'adorazione a secondo non solo dell'adoratore, ma anche di come noi siamo in quel momento. È importante, che ci sia questa grande famiglia di adoratori proprio per consentire che la cappella rimanga sempre aperta, quindi per coloro che in un momento di particolare sofferenza, di particolare tristezza, possono, andare da Gesù e parlare con Lui, quindi, avere uno scambio, avere da Gesù quelle parole, le giuste parole di conforto. Esperienza dell'adorazione notturna sono ore particolari, sono forse le ore più intense. E quando ecco, qualcuno dice: ma come Piero va in chiesa? Ecco perché veramente poi il Signore ti cambia.